Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao, benvenuti a Buongiorno Big Rock, ancora una volta in live su Twitch. Io sono Gian e oggi con me c'è Umberto. Il grande Umberto, tra l'altro lui fan numero uno di Big Rock Studios, perché da quando abbiamo aperto il canale, il primo giorno, la prima live che abbiamo fatto io e Busi mentre parlavamo di Star Wars, c'era Umberto, ciao ragazzi, io mi devo iscrivere al Master, fighissimo, wow, tutto bello. se Big Rock Studios avesse un fan club, lui sarebbe il fondatore del nostro fan club. Ciao, buongiorno, come state? Come stai Umberto, come va? Benone, oggi c'è il sole, quindi... Beh, infatti vedo che sei tenuta molto estiva, ci sta. Tra l'altro, cappellino nuovo? No, non è ancora arrivato. Giusto appunto, facciamo giusto un annuncio. Zalando, se ci stai ascoltando, può arrivarmi il cappellino, esatto. Che aspetto da una settimana. Che cacchio, Zalando, cioè ha finito i cappellini, usa sempre lo stesso, non va bene. Ci sta ascoltando Zalando? Sì, chiaramente ci sta ascoltando stamattina, prende il caffè insieme a noi, il direttore di Zalando e Umberto. No, poi vabbè, dovrebbe arrivare, probabilmente arriva oggi. Se arriva oggi vuol dire che ci ha ascoltato. Sotto il nostro alberello di Natale. Ciao Giulia, buongiorno. Niente, così, oggi parliamo un po' di niente, di tutto e di niente. Ieri abbiamo intervistato Peter, che tra l'altro ho scoperto che è tuo conterraneo, diciamo. Conterraneo, quasi compaesano. Ragazzi, ho beccato solo gente del nord, quindi anche chi ci sta ascoltando, se siete dei studenti di Big Rock e volete venire qui, magari siete del sud, così parliamo un po'. No, scherzi. Sì. A parte che tra i due il siciliano sembro io, normalmente. Vabbè, dai. No, comunque, a parte gli scherzi, ecco, ne approfitto per rinnovare l'invito. Se volete venire live qui a parlare un pochino del più e del meno la mattina con me o con Busi, in base a chi è disponibile, basta semplicemente che quando ci beccate per la scuola ce lo diciate, e poi organizziamo la giornata, non è un problema. Sì, c'è Umberto. Yeah. C'è Umberto. Tra l'altro Giulia ha chiesto un saluto personalizzato. Solo per lei? Sì, penso che, dato che perde sempre a ping pong, così almeno un saluto ci sta la mattina, no? Quindi ciao Giulia. Te lo deve, visto che ti batte sempre. Devi allenarti Giulia. Facciamo una battle. Ecco, possiamo provare una nuova battle, che è quella di battere Umberto a ping pong. Quindi Umberto contro... Beh, è solo Giulia che perde comunque. Ah, ok. Allora, va bene, allora facciamo tipo una battle che è preparatoria per preparare atleticamente Giulia per combattere, esatto. Poi contro combattere. Per sfidare Umberto a ping pong. Come va? Come ti stai trovando? Come sono questi giorni che sono stati un po' piovosi e tra l'altro anche un po' di scleri? Voi siete su ZBrush, però ZBrush, avete finito VFX. Abbiamo finito VFX, infatti lo scler è finito. Per fortuna abbiamo cominciato ZBrush. E bomba, bellissimo, tutto figo, a parte la pioggia che fuori, questi giorni fuori ha dato un po' di spettacolo temporale. Ieri c'erano delle nuvole pazzesche, tra l'altro ieri abbiamo visto il film, tu non c'eri. Eh no, perché ho ricominciato gli allenamenti. Ieri è stato ufficialmente il giorno del reinizio. Allora te lo abboniamo, diciamo. Ciao Efim, non mi piace vincere facile, dice Giulia. No, vabbè, sì, sostanzialmente hai iniziato gli allenamenti perché oggi, che è martedì, e come ogni martedì del mese di maggio, che non abbiamo ancora fatto perché ha piovuto tutti i martedì, noi avevamo dedicato il martedì al Marf Challenge, che tu sai cos'è, e a quale, se non sbaglio, partecipi. Certo, sei che sei stato uno dei primi a iscriversi. Sì, dopo Busi e dopo Elisa, forse. Beh, perché l'hanno scritto loro, quindi erano là facili per iscriversi. Sì, praticamente abbiamo deciso che il martedì pomeriggio, dopo le lezioni, rimaniamo qua in giardino e ci alleniamo con allenamenti estenuanti proposti dai militari, quindi tipo 200 flessioni, 400 addominali. Fortunatamente è possibile farli in gruppo, per cui Umberto ne fa 10, io ne faccio altri 10 e con altre 15 persone arriviamo a 200, perché sennò sarebbe un po' tanto dura. Un po' tosta. Mettiamo un po' di musica, così magari comincia a entrare qualcuno a scuola, visto che sono, il mio orologio non si accende, le 9:05.
questa canzone conferma la mia bravura nello scegliere le canzoni la mattina. Cioè, dici, ma perché c'è una canzone con dei bambini che fanno battono le mani? No, vabbè, in realtà noi mandiamo tutto in random. Questa era uscita una cosa un po' più Word. Però sì, è orecchiabile. Orecchiabile, ci sta. Dicevamo prima, quindi questa settimana tu ZBrush. Yeah. E a quanto sto capendo ti piace un sacco. Cioè. Sì, figo. Guarda, è stata un'esperienza particolare quella della maquette. Ok. Perché sono trovato lì a dover modellare, scolpire così. In realtà quello che... Io normalmente lavoro in 2D. Cioè, ok, Beh, ho visto che tu eri attrezzato di tavolette grafiche, robe simili, sì, per tutta la tua postazione. Ma non di adattatori. Non di adattatori, infatti hai rotto un po' le... No. Che sia a noi. E quindi, sai, 2D, ho detto... Abbiamo dovuto traslarlo in 3D con la maquette. E in realtà mi sono trovato, è stato figo, sono contento del risultato. E ZBrush, perché non lo sapevi se sculpting digitale... E riporta un po' quell'esperienza lì, però al computer ed è davvero figo. Beh. Non facile, ma. Facile per niente. In realtà è uno dei programmi più complessi, strapieno di tool strani. Ne parlavamo venerdì scorso. Tragica, sì, l'interfaccia è un po' ostica, cioè un impatto un po' strano, effettivamente. Invece, visto che ogni volta questo canale è dedicato al just chatting, si parla del più e del meno, si parla di tante cose, ma anche di niente certe volte. Oggi vedevo stamattina. Su Net Movie Production che sono uscite, che è il nostro ormai sito di riferimento per parlare la mattina di qualcosa, che sono uscite un po' di novità, tipo finalmente riapre Disneyland Paris il 17 giugno, quindi beh, magari adesso che si riaprono anche un po' le frontiere ci si può spostare, perché no, sarebbe anche una figata poter andare, e riapre in maniera, diciamo, alla grande, in maniera eclatante, riapre aprendo un hotel a tema Marvel, interamente a tema Marvel. Io, se non sbaglio, ho visto in giro delle foto, adesso non so se in questo articolo ci sono, che erano bellissime. Questo posto è fantastico, madonna, torno indietro nel tempo, è sempre, oh Dio, che figo. Beh, questi sono iconiche, reopening 17 giugno, magari c'è qualcosa, vediamo se ci fanno vedere, niente, però questo sembra un hotel molto Marvel, The Art of Marvel, quindi dentro immagino ci siano tutte quelle robe, tipo, ecco, infatti, oddio, ma che figata, questa potrebbe essere la mia camera, con il poster di bellissimo quel poster, peraltro, fantastico, bello, fico. Beh, tra l'altro, articolo lunghissimo, Marvel Design Studio, uno spazio creativo dedicato alle famiglie e bambini. Io faccio parte di tutte e due, di bambini, principalmente di bambini, non ho una famiglia, faccio parte, sono adottato. No, non è vero. Beh, io voglio andare a Disneyland, riandare a Disneyland già da un po'. Ciù, ci sei mai stato? Non ci sono mai stato, una cara amica che ci lavora. Scusami. E bisogna andarci, Cacchio, cioè è la diciamo la scusa perfetta. Tra l'altro, la Disney Addicted, quali sono? Esatto, no, non puoi non essere ancora andato, no, assolutamente no. E in più a questo, la notizia subito dopo, infatti, era quella: ieri ci sono stati gli MTV Movie MTV Awards. Praticamente quello che evince dal riassunto di questo titolo è che Marvel ha trionfato su tutti, cioè proprio spaccato. Ha dominato. Su 8 nomination si sono portati a casa 6 premi. Io tra l'altro non sapevo neanche che ci fosse questa competizione ieri. E ovviamente tutto dedicato a WandaVision e Falcon and the Winter Soldier, che sono le ultime due serie Marvel, le uniche per adesso in realtà uscite su Disney Plus di recente. E proprio a proposito di questo, ieri è uscita anche la notizia riguardo alla data, diciamo, tra virgolette, di uscita di... La serie What If, sai cos'è What If? Mai letto fumetti di questa gente? Dai. Madonna, ragazzi, io sono un nerdone. Lui un po' meno. No, io sono sfigato. Lui è sfigato. Beh, no, in realtà io sono veramente un patito di fumetti. Sostanzialmente What If significa... E se? Esatto, bravo. Letteralmente sarebbe e se. E quindi immaginano degli universi in cui magari che Captain America non è mai stato scongelato dal ghiaccio, oppure il siero del super soldato è stato dato a Bucky. C'è una Black Mirror di Marvel. Sì, esatto. Ed è pazzesco perché escono delle storie incredibili, tipo e se Mary Jane avesse avuto i proteri al posto di Peter Parker? No, sono cose... Pongono quesiti e si danno risposte. Esatto. Lo fanno anche in maniera bella. Tra l'altro questa serie è interamente in computer grafica, tutta animata. Oh, quindi non è live action, o perlomeno quello che vedevamo dai primi trailer era questo.
e io non vedo l'ora perché potrebbe essere una ficata incredibile. In più, come non so se avevi letto, ho scritto dei post tempo fa, tipo che Marvel ha praticamente pianificato la nostra programmazione giornaliera. Noi vediamo solo Marvel da gennaio, abbiamo avuto WandaVision, Falcon e Winter Soldier subito dopo. Ci siamo fermati un attimo e ha preso posto la Bad Batch, ma adesso ricomincia con Loki a giugno. Poi c'è Black Widow, che esce finalmente a luglio. Esce tra l'altro il 7 luglio. Potremmo andare al cinema il 7 luglio, che noi siamo ancora tutti qui. Yeah, dai. Ragazzi, se ci state ascoltando, potremmo andare al cinema il 7 luglio, sappiatelo. Tra l'altro ha scritto... Ah no, beh... Ha scritto anche Neno dicendo che abbiamo un'ottima scelta musicale. Insomma, dai. Mettiamo ancora un altro pochino di musica, così accompagniamo gli altri nel loro ingresso a Big Rock. Questa non era male come musichetta, dai, di sottofondo, di accompagnamento, abbastanza interessante. Durante questo stacco musicale parlavamo di una cosa fighissima, cioè lui fa delle cose assurde, sono pazzesche, cioè a parte che in tutto ciò, se ci stai seguendo, fratello di Umberto, che non so come ti chiami, cioè... Carlo Alberto. Nome importante tra l'altro, più di Umberto tra l'altro. Però molto simile, Carlo Alberto, vabbè. Comunque, se ci stai seguendo, sappi che tu qui dentro saresti un figo della Madonna detta di tuo fratello, perché tu sai tutto, di qualsiasi cosa, tema nerd, Star Wars, Marvel. Infatti ci ha detto che quando l'hai visto al video dove non sapeva niente di Bad Batch, gli hai mandato una foto tipo ignorante, esatto. Bad Batch, Star Wars, che cacchio fa? No, però sì, perché questa scuola è l'inverso delle scuole normali, no? Dove gli sfigati erano i nerd nelle scuole normali, qui al contrario, no? Quindi quelli che non sanno niente del mondo nerd sono quelli un po' tipo visti un po' male, no? Dai, scherzo. Quindi fai delle cose fighissime, tipo raccontaci un po' qual è il tuo sport preferito. Allora, io mi sono avvicinato al triathlon da qualche anno grazie a un caro amico. Il triathlon, le persone normali dicono il calcio, il basket, il rugby, qualcuno un po' più, lui il triathlon, ragazzi. È una bella disciplina, una disciplina che allena tanto più la testa di tutto il resto. Una cosa anche mentale, sì. E questo la rende particolare.
ti distrugge, ma alla fine sei carico. Ti senti soddisfatto, sì. Ti senti in pace col tuo corpo, probabilmente riesci a dialogare con lui. Così è, molto così è, perché figato. Alla fine quando lavori di endurance, quindi su distanze lunghe, non è più il fisico a portarti avanti, ma proprio la testa. Adesso capisco perché ieri effettivamente non sei venuto al cinema, veramente te la do buona perché ci sta, cioè è un impegno che non è facile mantenere, neanche pensare di iniziarlo in realtà, secondo me, perché ci vuole veramente tanto. È difficile pensare di iniziarlo. È vero, perché ti spaventa un po' ti spaventa un po' la cosa, sì. Beh. Sì, figo. E mi dicevi, tra l'altro, fai anche surf, dalle tue immagini su Instagram vediamo anche quello. Faccio surf, purtroppo da italiano, come ti dicevo, è difficile perché qua gli spot non sono dei migliori, ma quando si può, essendo libero professionista, ho anche la possibilità di viaggiare un po', di spostarti, di spostarmi, sì. Di continuare a lavorare anche a distanza. E quindi riesco a trovare spot 2-3 volte l'anno e andare da qualche parte. Ragazzi, persone fighe noi ce le abbiamo, lui. Cioè, non so niente di Bad Batch comunque. Vabbè, non so niente di Bad Batch, per fare delle cose pazzesche. Cioè, io non mi sognerei neanche di provare a fare surf. Vado sullo skate, ogni tanto cado, figurati surf, annego, muoio. Dopo è la meglio cadere sul surf che sullo skate. Beh, immagino, però se ci sono le onde alte penso di rimanere lì come un cretino. Trasportato dalle onde. Bella, 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 molto bella, molto bella. Tra l'altro, quindi, dicevo, oggi c'è questo Marf. Yeah. Cioè, ci dovrebbe essere, il tempo sembra tenere, il meteo, vediamo un attimo qua al volo, dice che Big Rock ci sono 15 gradi e probabilmente piove oggi, tra l'altro c'è scritto bella, stasera, speriamo di no. Quindi se tiene questo tempo, tra l'altro non c'è una nuvola in cielo, cioè se piove è veramente sfigato il martedì. Quindi dovremmo allenarci, mi pare di aver capito, quindi, che tu parteciperai e sei anche uno dei... quindi potresti essere uno di quelli che tira un po', trascina la squadra, visto, considerato. In realtà l'iscrizione l'ho fatta in singola, quindi non facciamo conto di aver squadra. Vabbè, però sapendo che c'è una squadra, dici, magari faccio il leader. E spingiamo. Purtroppo non ho mai avuto sto spirito da leader, però possiamo provare. Beh, però se sei uno di quelli che è un po' più... attivo, tra virgolette, fisicamente, magari riesci un po' a trascinarti dietro gli altri. È una cosa molto molto bella, tra l'altro, da fare. Come dicevamo prima, ti mette anche in pace con te stesso alla palestra, soprattutto dopo questo periodo di Covid. Bellissimo. Quindi anche di restrizioni varie. Beh, questa musica mi sembra ottima per far entrare ancora i ragazzi in classe, che stanno... probabilmente li sta sparando Elisa ancora fuori, che sono le 9:20, sì. Che tra l'altro c'è l'orologio là, continuo a guardarlo qui, veramente un idiota, vabbè, ma questo si sa. Quindi un altro po' di musica e poi torniamo qua con Buongiorno Big Rock. Eccoci qua, siamo tornati.
Vabbè, quindi sostanzialmente sono le 9.22, direi che abbiamo quasi 3 minuti scarsetti, così ti mando anche di là che hai un orario da rispettare. Ho anche qui Tessa che li fa rispettare. Hai anche Tessa che non transige su niente, non gliene frega niente che siamo in live o meno, quindi ed è anche giusto così, qui ci teniamo parecchio alla puntualità, soprattutto in classe, perché è giusto, perché è una cosa che poi nel mondo del lavoro ti torna utile saperlo, cioè per rispettare degli orari o delle consegne, quindi ci sta. Come sta andando, come ti stai trovando, cioè come ti sei trovato in realtà fino ad ora? Fino cosa ad ora ti aspettavi e cosa magari di quello che ti aspettavi è stato più bello o come te lo aspettavi o anche più brutto, cioè se hai qualcosa da dirci, noi siamo pronti a migliorare qualsiasi tipo di cosa. Ti dico, il livello didattico e la curva di apprendimento che abbiamo avuto, io quando sono venuto qua sono venuto due volte in visita, una volta con Giglio, una volta con Busi. E... Busi è più simpatico di Giglio, vero? Ah, 100.000 volte. No, ciao, Giglio. Ciao Giglio. E mi lantavano questa curva d'apprendimento che è effettivamente 5 giorni di lavoro su una materia. Sembrano pochi. Sembrano pochi, dici, ma non sono in grado di arrivare, è impossibile che da zero riesci. E invece poi alla fine le consegne le fai e riguardando gli anni scorsi ti rendi conto che il livello è quello. Tra l'altro quindi... c'è la tua consegna di macchette live su Instagram, è stata postata ieri. Vista. Il bimbetto che disegna il razzo, vero? Eh sì, che tra l'altro è una storia che ho voluto proporre a Giglio. Per la tesi. Beh, figo, magari ci facciamo un pensierino, perché no? Ci può stare. Bene, sono contento. In realtà è una domanda che faccio a tutti e non è per farci pubblicità, è proprio perché mi va sempre di capire come la pensano gli altri sulla scuola, perché io ci sono dentro da 2 anni in realtà, anche se un annetto l'ho passato a casa o comunque fuori a lavorare per altro, ma non mi sono mai schiodato da qua con la testa e quindi... Io mi sento ormai troppo di parte, no? Mi fa sempre piacere capire gli altri se la vedono come l'ho vista io, come l'ho vissuta io e come la sto vivendo io. Mi fa piacere sentire. Una bella esperienza, una cosa particolare, poi ti senti solo figo a venire a Big Rock. Cioè, sì, cerchiamo anche un po' di coltivare. Ciao numero 9, cerchiamo un po' di coltivare anche il lato, oltre che quello formativo, ma anche quello personale, umano in un certo senso. Quindi vedi le live, vedi il cinema ieri o questa cosa del Marf, cerchiamo un po' di coinvolgerci tutti. Se il Covid non ha aiutato e non aiuta tuttora, però oddio, è evidente che riusciamo comunque a fare cose fighe. Iello, mi manchi, ho una vaga idea di chi tu sia, ma poco vaga in realtà. È bellissimo perché non sentivo questo nome da un po' di tempo, Iello, perché devi sapere che in Sicilia giallo, cioè giallo si dice giallo. E quindi giallo è giallo e quindi mi chiamavano Iello, qualcuno, lui, mi chiamava Iello. No, lui è un altro in realtà, erano in due. Va bene. 50-50. Sì, sì, ho un 50% di probabilità, non voglio fare cazzate, quindi non dico il suono. Va bene, dai, io ti lascio andare in classe. Oggi abbiamo realizzato uno dei tuoi sogni, quello di venire finalmente qua in live, una cosa bella, cioè ce lo chiedevi dal primo giorno di live, me lo ricordo ancora. Esatto, infatti Riccardo, vedi, immaginavo. Grazie. Potevi essere o tu o Alessandro, ma prima ho pensato a te, poi mi è venuto in mente Alessandro, anche perché il numero 9 mi ricordava più te. Ciao Ricky. Va bene, ti lascio andare in classe, noi ci becchiamo più tardi in giro per scuola. Grande. Ciao. Ciao. Thank you.
Eh sì, Busi, ciao Busi. Sì, è vero, spoiler, con le voci è bellissima, quindi vabbè, a parte spoiler, però è fighissima. Tra l'altro mi è venuta la pelle d'oca mentre la sentivo, perché è stato tosto quel graduation per tutta la... Sì, power up, assolutamente. È stato tosto quel graduation per tutta la mole di emozioni, di sentimenti che c'è stata dietro. E devo ammettere che è stata un'esperienza incredibile viverla dall'altro lato. Così vi parlo un po' di me nel frattempo. Bello, bello. Infatti, veramente, la pelle d'oca è incredibile. Tra l'altro, appunto, come dici tu, con le voci è pazzesca. Facciamoci un pensierino. Bene, allora sono le 9:28. Io direi che è giunto il momento di ricordarvi tutti gli appuntamenti della settimana. Ah, lo dicono anche paura, non ci ho fatto caso. Tutti gli appuntamenti della settimana, quindi oggi iniziano i workshop dei Red. Questa settimana sono dalle 13:30 alle 14:30, da settimana prossima slittiamo un po', passano alle 16 per questioni tecniche, per incastrare meglio tutti gli altri programmi. Quindi seguiteci oggi, se volete c'è animazione con Federica che parla degli animation layer su Maya, quindi sono tutte cose abbastanza tecniche, forse qui è già richiesta tra virgolette un'esperienza su Maya, di animatore su Maya, quindi se siete interessati ad approfondire perché non seguirlo, ripeto, oggi alle 13:30. E poi questo pomeriggio invece Fabio fa una piccola lezione introduttiva su Cinema 4D con 2.0 sempre su Twitch alle 17, e invece domani c'è Rachele con il The Late Show alle 19, e questa settimana, come dicevo ieri, c'è Marco Masotti, Digital Compositor, a Frame by Frame. Interessantissimo, ha lavorato veramente a cose fighissime, quindi se volete seguirlo chiedetegli di tutto, fategli mille domande, perché è veramente uno dei... ha lavorato veramente a film pazzeschi, quindi è uno dei top, è uno di quelli che siamo orgogliosi di aver cresciuto, possiamo dire. Mentre giovedì ci sono sempre le battle, stiamo ancora aspettando delle richieste di battle da parte vostra, quindi chiedeteci quello che volete, noi organizziamo tutto. Beh, venerdì c'è Spino con Spice X, questo suo nuovo format di cucina, di assaggio, di challenge, certe volte con cibi piccanti, ma a volte anche cose diverse. Niente, io vi invito quindi a seguirci già da questo pomeriggio, ma se non vi va e avete soltanto voglia di sentire me o Busi che parlano di cose, ci vediamo domani mattina alle 9:30. No, alle 9, questa cosa la sbaglierò sempre, con Buongiorno Big Rock. Ciao, a domani. Every time I need a rescue, hanging on the verge.